Ah, Dio dei matti, Dio del fuoco, del vento, Dio che si tocca e ti chiama a morire, Dio che ritorna e soffia sopra le genti. Io voglio farmi abbracciare, innamorarmi, confondermi al tuo fiato, alla tua mente, disfarmi nell'aria e di te ubriacarmi. Ah, l'allegria di essere nel tuo tormento. Dio le non pensier, le non idea, ma un fil de spada che te passa il cuore, una forma del sentì, un pes de preia, che si fa aria nel vuré del cuore. Ah, Dio di mat, Dio del fuoco, del vent, Dio che se tucca e te chiama a me, Dio che ritorna e buffa su le gente, mi vevi far sbracciare, innamorarsi, sconfondo al tuo fiato, alla tua mente, desfamne l'aria e di ti imbriagarsi. Ah, l'allegria del ves nel tuo tormento, non nella sua gioia. Allora, vorrei sentire Antonio Portas adesso reagire, perché anche queste letture di poesie sono state fatte in reazione alle tue, insomma, e al tuo racconto. Ecco, invece tu come reagisci su quello che hai sentito di Franco Loi? Franco mi commuove perché entra, diciamo, nella vita, quindi entra anche, vorrei dire, quasi silenziosamente e cerca di capire soprattutto la profondità della solitudine dell'uomo davanti a Dio. Io non so, in genere come sono portato a legare la religiosità all'umanità. Una delle cose che più mi hanno dato fastidio nella vita è quando i preti cercano in tutti i modi di rendere una presenza di Dio, di renderla proprio materiale. Poi di fronte alla realtà, per esempio, mi è capitato, non seppellivano la persona perché erano comunisti. Quindi mi chiedevo dov'è Dio? Di che Dio stiamo parlando? E io stesso ho fatto una poesia in cui l'ultimo prete operaio, la scomunica del 54, i preti operai sono stati messi di fronte all'out-out, o lavorate o fate i preti, decidete voi quello che dovete fare. Chi non ha deciso di entrare a lavorare sono gli Ansumi, sono stati scomunicati, quindi venivano seppelliti senza sacramenti, portati in cimitero così, senza niente, senza niente, croce, niente di niente, proprio come se questi comandassero proprio sulla spiritualità, non so, anche sul mistero, se vogliamo dire, di Dio. L'ultimo prete, no, non era prete, io sono andato a lavorare nel 69, allora questa persona era un diacono, faceva parte di quelli degli ultimi che non si sono sottomessi, gli Ansumi, quindi quelli hanno detto no, noi rimaniamo con gli operai e niente da fare. Bene, quando la Chiesa ha riammesso i preti operai, allora lui ha fatto domanda, ma nel 69, nel 70, 73, 75, 76, niente, e io stavo già lavorando. Quindi dal momento che aveva disubbidito, la Chiesa ha mantenuto, questi che annunciano il mistero di Dio, hanno mantenuto il silenzio su quest'uomo ed è morto, seppellito, senza
un prete dietro, al di fuori di noi, il prete operaio, che siamo andati a seppellirlo. Allora, senza proprio assolutamente niente, io mi chiedo, questo Dio, se non entra nella morte, quindi che la, diciamo, l'ordinario dell'uomo, mi chiedo, come è possibile un atteggiamento di questo genere? Io stesso ho scritto la poesia in cui dico a chiare lettere che voglio essere seppellito come loro, perché io quando seppellivo i comunisti mi guardavano la bara, niente, tu non devi andare fuori, e quindi andavo in cimitero. Per me la ricerca di Dio è la partecipazione totale alla condizione umana, quella è la mia spiritualità. Poi, se Dio non c'è, non è che ci perda molto, sai. Ecco, Franco entra nelle piccole cose, attraverso queste piccole immagini che sono di una sensibilità straordinaria, che mi commuovono davvero, e che nello stesso tempo mi dice anche come Dio può essere cercato anche negli angoli più remoti di noi, delle piccole cose di noi stessi. Come dice spesso il nostro grande Paolo De Benedetti, Dio è nei dettagli, no? Dio è nelle piccole cose, si nasconde nelle piccole cose. Bene, io penso che sarebbe bello concludere con una lettura per ciascuno. Prego. Io distingo, dunque, la Chiesa, sai cosa dice Cristo quando, e lo sai sicuramente, quando gli dicono che lui può diventare il re di Israele? E lui risponde, ma il mio regno non è di questo mondo. E questo è interessante, perché la Chiesa ha fatto il contrario. La Chiesa ha fatto la politica, è diventata re del mondo, no? Anzi, poi ha torturato, sappiamo l'Inquisizione, sappiamo tutto, no? Però Cristo dice anche un'altra cosa. Cristo, a chi gli domanda dov'è il regno dei cieli, non è che dica è là, o è lassù, o è chissà dove. Risponde, il regno dei cieli è dentro di voi. Certo. E in ebraico la parola, cioè in aramaico la parola, ha un doppio significato. È dentro di voi ed è tra voi. È interessante questo, eh? Allora, il regno dei cieli è dentro di noi. Allora, il problema è proprio quello di insegnare agli uomini che devono lavorare per realizzare il regno dei cieli dentro di sé. Diventare uno, corpo, anima, quello che chiamiamo spirito, io la chiamo l'energia che dà vita al corpo. E questo allora, il lavoro su di sé è il lavoro più importante che possa fare un uomo. Per realizzare proprio il regno dei cieli. Se no tu rimane a metà, rimane da una parte questo corpo di cui non sai cosa fare, che appunto muore, e dall'altra rimane sempre il mistero della vita davanti a te, che non risolvi. Il mistero che è anche dentro un fiore, che è anche dentro una pianta, dentro un sasso. Io mi domando sempre perché certe persone raccolgono i sassi sulle spiagge e poi ci sono le donne addirittura che se li carezzano, se li portano via un sasso.